dalla parte dei grassi, perché per troppi anni ci è stato detto che il nemico numero uno della salute e della dieta era appunto, erano i grassi, e quindi mai eccedere perché il loro potere calorico era elevatissimo, mai eccedere perché molti grassi avrebbero danneggiato le nostre coronarie. Si sa il legame diretto tra i carboidrati, gli zuccheri e i grassi? È un legame metabolico molto conosciuto, che anche, diciamo, la persona che mangia deve sapere. Cioè, anche se non mangia, se mette la goccina d'olio però su un piatto di pasta, in realtà quella pasta, entrando nell'organismo, si trasformerà in grasso, e di particolare si trasformerà in grasso saturo. Quindi perché il nostro corpo dagli zuccheri fa i grassi saturi. In realtà, se noi guardiamo i grassi, e qui ho dato qualche immagine che... Dai, allora chiediamo alla regia anche il contributo. Qualche, sì. L'immagine del, di perché quando... non abbiamo fatto scaletta, eh? No. Confidiamo nella sua bravura e quindi sto anche abbastanza tranquilla. Nella vostra, tranquilla. Io confido anche nella vostra. Ah beh, reciproco. Praticamente abbiamo quella fotografia dove si vede il corpo umano che mangia i grassi, che ci sono dei grassi, esatto, i grassi della dieta. Quando noi mangiamo i grassi nella dieta, in realtà dove vanno? Vanno nel circolo, quindi apriamo un vaso e li vediamo, queste goccioline, quelli che sono i trigliceridi che noi misuriamo. La quantità dei trigliceridi ci spaventa, no? Oh. Le lipoproteine, la LDL, la HDL, sono le lipoproteine a bassa o alta densità che noi siamo preoccupati, quella buona, quella cattiva. In realtà quello che mangiamo, vede, entra proprio nel circolo, ma questo è solo il primo stadio, perché non è per quel motivo che noi mangiamo, non è per far circolare i lipidi così, ma c'è la seconda parte, cioè noi facciamo di quei grassi, facciamo le cellule, creiamo nuove cellule, creiamo quindi le membrane cellulari, che sono fatte solo di grassi. Quindi quello che noi mangiamo deve avere la capacità di trasformarsi nella cellula, nella membrana cellulare. Quando noi abbiamo i trigliceridi alti e ci spaventiamo, dobbiamo chiederci: ma perché non stiamo facendo cellule più? E perché non stiamo facendo più cellule? Perché quei grassi non sono buoni a fare le cellule, farebbero cellule sbagliate. Allora l'organismo gli dà su, aspetta, mette da parte i grassi come deposito e dice: vediamo domani questa persona cosa mangerà, se mi fa fare delle cellule.